basilica di San Giovanni Bosco di Modena. La guerra è una questione di cuore, ma quale cuore? Tutto nasce dalla ricchezza di bene o di male che l'uomo si porta nel cuore. La pulsione di possedere, la pulsione di dominare, la pulsione di sovrastare gli altri fa nascere la guerra, ma nel contempo il desiderio di uscire da se stessi per incontrare l'altro fa nascere la pace. E allora l'augurio è quello di non invadere le persone, la terra degli altri, ma di uscire da noi stessi per incontrarle nei loro bisogni, nelle loro situazioni. Questo è anche l'invito del Vangelo di oggi che Gesù ci ha fatto, di non essere spine o rovi, ma di essere frutti per gli altri. In questo c'è la nostra felicità, e di evitare che noi possiamo alimentare le piccole guerre che sono l'alimento, il carburante delle grandi guerre, litigi per un bene tra parenti, desiderio di conservare qualcosa per noi come i bambini che dicono è mio, sono tutte tante piccole componenti che creano le grandi guerre. Piccoli gesti di amore e di dono creano la pace. Lei parlava anche di uomini piccoli. Uomini piccoli che occupano meno di un metro quadrato di spazio e costruiscono giocattoli grandi per occupare chilometri quadrati che appartengono ad altri. È il dramma della guerra, dei carri armati che entrano, quando per vivere basta molto molto poco, basterebbe riconoscere il diritto di vivere anche agli altri. Va bene, la ringraziamo.